Siena 2008. In questo scatto vi porto alla scoperta della città della follia. Carlo Libi fu direttore del manicomio di Siena dal 1858 al 1873 e in soli 15 anni riuscì a rivoluzionare il concetto di cura. Convinto sostenitore dell'ergoterapia, furono create intorno al manicomio dei locali, chiamati officine, dove i pazienti potevano praticare lo stesso lavoro che facevano prima di essere ricoverati, questo per migliorare il loro stato di salute. Livi era convinto che praticare un lavoro manuale aiutasse il paziente a distaccarsi dal complesso mondo della follia. La foto che vi ho mostrato raffigura l'officina del calzolaio e tantissime persone fuori dalle mura del manicomio richiedevano questo tipo di scarpe per la loro pregiata e dettagliatissima fattura. Un messaggio molto forte quello che ha lanciato Livi, perché mette al centro non soltanto il lavoro, ma la capacità creativa di un individuo. Sempre parlando del mondo del lavoro, voglio farvi qualche domanda. Da ultime ricerche che sono state effettuate dalla OMS, si evince che oggigiorno il lavoro purtroppo è una causa di ansia e depressione. Che cosa ha portato in circa 150 anni una deriva di questa grande attività umana? Qual è stato il fattore che ha portato il lavoro da strumento di recupero a un qualcosa che potenzialmente compromette la nostra umanità? E mentre aspetto il vostro punto di vista su queste riflessioni, mi pongo l'ultima domanda, pensando se sarà mai possibile tornare a una dimensione umana del lavoro, dove al primo posto c'è la creatività e la qualità di vita di una persona.